Repellenza feromonale contro la varroa. È una caratteristica difficile da individuare, ma in questa famiglia siamo riusciti a trovarla e quindi ve lo faremo vedere in questo video. Sei un apicoltore e ti piacerebbe avere api forti in grado di produrre chili e chili di miele senza dover spendere tempo e soldi in trattamenti contro la varroa? Sono Giuliano Stracci e dal 1984 mi occupo di apicoltura e selezione per ottenere api sempre più forti e in grado di vivere e proliferare senza trattamenti chimici e integratori artificiali per combattere la varroa. In questo canale trovi informazioni, tecniche pratiche e consigli utili che puoi applicare nel tuo apiario. Se invece vuoi risolvere subito e definitivamente il problema della varroa, in descrizione trovi quello che ho preparato per te. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi contenuti e commenta sotto i miei video se hai domande o dubbi. Sarò felice di risponderti e aiutarti. Parlando di resistenza alla varroa, noi facciamo selezione a partire dal 1998, quindi ora siamo nel 2024, sono 26 anni che facciamo selezione in questo senso. I primi risultati sono arrivati perché non c'era allora un metodo per selezionare le api, non esisteva, quindi bisognava scoprirlo. Ci è voluto del tempo prima di arrivare ai primi risultati, per me. Adesso come adesso la cosa è molto semplificata. Abbiamo messo a punto un metodo molto semplice che è applicabile da tutti e permette, se seguito passo passo, di ottenere resistenza alla varroa in qualsiasi apiario. Lo si può iniziare con delle api vostre oppure aiutandovi con qualche regina che proviene dal nostro apiario, quindi associando il metodo a una genetica già impostata. Si fa molto prima. Noi ormai non stiamo trattando assolutamente con nessun mezzo, né fisico, né chimico, né biologico, questo apiario da 17 anni. Quindi è un risultato che capiamo, insomma, che per molti può risultare incredibile, ma è la realtà, anche perché questa realtà poi è stata supportata da delle ricerche scientifiche, purtroppo che non sono avvenute in Italia. E quindi, ad esempio, la ricerca del comportamento VSH, Varroa Sensitive Hygiene, il grooming ed altri. E ora vi elenco grosso modo quali sono le sei caratteristiche principali che determinano una resistenza alla varroa. Quindi, 1. VSH, Varroa Sensitive Hygiene, nome che vorrebbe dire sensibilità igienica contro la varroa. Nome che è stato coniato, diciamo, è stato creato dal professor Arbo, si scrive con l'H iniziale, un professore americano, il quale tramite un processo sperimentale hanno individuato questo, diciamo, comportamento trasmissibile geneticamente da un alveare all'altro. Che cosa fa? Ecco, disopercolano, praticamente le api disopercolano le cellette delle loro pupe infestate dal parassita varroa e lo eliminano, tirano fuori la pupa e eliminano anche la varroa, quindi interrompono il ciclo larvale. 2. Grooming. Due o più api si incontrano e si puliscono, si spidocchiano l'una con l'altra. E questo è un altro comportamento che comprende anche una certa aggressività verso il parassita, cioè a volte lo si trova proprio masticato sul fondo delle arnie. Poi, 3. Ciclo larvale dell'ape che può essere più corto, può essere selezionato più corto del normale, in modo che il ciclo riproduttivo della varroa all'interno della celletta sia ridotto, quindi non è un comportamento cioè una caratteristica fondamentale, però nell'insieme aiuta. Poi 4. Resistenza alle virosi, che in realtà sarebbero più di una, però per semplicità abbiamo riunito tutto insieme, perché le virosi, la varroa è il vettore che pungendo trasmette delle virosi all'ape in metamorfosi. Quindi le virosi principali sono quattro, ma ce n'è anche qualcun'altra.
Sono tutte virosi che invalidano le api nascenti, praticamente sono delle api handicappate, che non sono utili alla vita della famiglia e di conseguenza non c'è il giusto ricambio generazionale tra api vecchie e api giovani e praticamente la famiglia va a ridursi e poi a morire se non viene liberata. Quinto comportamento trasmissibile geneticamente. È studiato dalla professoressa Oddi, ora non mi ricordo il nome, una signora canadese che lavora in Norvegia. È un comportamento che comporta da parte delle api il disopercolare le proprie pupe. In metamorfosi, generalmente quando sono allo stadio di prepupa o addirittura di pupa con gli occhi scuri o gli occhi bianchi. Prepupa quando è ancora, diciamo, un larvone, simile a un verme, insomma. Disopercolano perché? Perché il maschio della varroa di solito si mette in testa, cioè in testa alla pupa di ape. E loro disopercolando questa celletta vanno a disturbare, diciamo, il ciclo biologico, il ciclo riproduttivo tra maschio e femmina della varroa. Quindi questo è un altro comportamento. Sesta caratteristica è una caratteristica genetica feromonale, quella che vi faremo vedere oggi, che è praticamente la possibilità di selezionare all'interno del pianeta Ape un feromone emesso dalle larve stesse delle api che invece di essere attraente per il parassita varroa risulta repellente. Ognuno di noi, ogni essere vivente, anche appartenente alla stessa famiglia e alla stessa specie, ha dei feromoni differenti o leggermente differenti l'uno dall'altro. Lo dimostra il fatto che esistono, ad esempio nel campo umano, esistono delle persone che sono per esempio repellenti contro le zanzare. Nel mio caso personale sono stato sempre repellente nei confronti dei pidocchi, pur essendoci ogni tanto qualche caso di quando si andava a scuola di pidocchi in classe, pur avendo allora, adesso ho molti meno capelli, avendo un grande cesto di capelli, non ho mai preso i pidocchi. Cioè, quindi la stessa caratteristica può averla in qualche maniera anche l'ape, cioè non riguarda i pidocchi, ovviamente, che è un parassita dell'uomo, ma riguardo alla varroa. Quindi questo è già stato diciamo individuato questa caratteristica su altri tipi di api, ad esempio l'ape africana, l'ape africanizzata, le api cerane sono meno attraenti per la varroa a livello biologico. E la stessa caratteristica può essere selezionata anche a livello delle api. Quindi questa caratteristica come si riesce a individuare? Si riesce a individuare, beh, certamente. Il massimo sarebbe poter fare raccogliere i feromoni dell'ape e stabilire a livello sperimentale quanto più o meno riescono a tenere a distanza il parassita. Quello sarebbe, diciamo, la prova del 9, diciamo. Ma noi lavoriamo con semplicità, semplicità è empirismo, diciamo, ma che dà dei risultati. Dà dei risultati perché questo apiario è 17 anni che non viene trattato. In questo caso vi faremo vedere perché vi diciamo questa cosa riguardo a questa famiglia. Ma ve lo faremo vedere tra poco. Se vuoi ottenere api naturalmente resistenti alla varroa, senza dover continuare a spendere soldi per soluzioni chimiche che si stanno dimostrando sempre meno efficaci, clicca il link in descrizione. E scopri la soluzione definitiva per avere alveari sani e privi di parassiti senza trattamenti chimici.
ho sintetizzato 40 anni di ricerche creando un metodo pratico che puoi applicare per ottenere risultati incredibili già dal primo anno. Ti aspetto dall'altra parte. Siamo su questa famiglia che è un nucleo che ha poco più di 2 mesi di carriera, circa 70 giorni di carriera, quindi già il nucleo sta funzionando come regina comanda, perché nel giro di 60-70 giorni delle api che costituivano il nucleo in origine non ce n'è più neanche una. Adesso le api esistenti in questo nucleo sono tutte figlie della stessa, della regina che è residente qui. Pertanto ovviamente la famiglia sta lavorando così come mamma ha stabilito geneticamente, diciamo, mamma e anche i padri, insomma, però in misura maggiore quella che conta è la madre, perché la madre è la madre di tutte, i padri no. Dunque, qui c'è poca roba, ancora la famiglia è piccola, perché è un nucleo, ripeto. Siamo all'11 di agosto, tra l'altro vista l'estate piena e siccitosa non aiuta neanche la crescita in questo periodo dell'anno, però quel che c'è è figlio di mamma. Allora andiamo sui telaini di covata. Allora, le caratteristiche che vanno, diciamo, in qualche maniera individuano questa caratteristica di repellenza sono le dimensioni delle api. Quando un'ape viene parassitata in fase larvale, anche se è resistente alle virosi, nasce normale, nasce un'ape normale senza anomalie fisiche, quindi senza ali deformi, senza addome piccolo, però è di dimensioni generali un po' più ridotte, perché praticamente la varroa si è nutrita della sua emolinfa durante la fase larvale. E in questo caso, alla nascita, quindi capita nelle famiglie resistenti di vedere anche delle api che sono più piccole del normale, perché magari sono state anche parassitate in fase larvale e le api non hanno eliminato tutta la varroa presente nell'alveare e nascono magari un po' più piccole. In questo caso la dimensione tra api adulte, che sono quelle meno ricche di peli, e quelle più ricche di peli, cioè le api adulte sono quelle con meno peli, le api giovani sono quelle molto più pelose. La differenza fra le due non è così evidente, cioè la dimensione è grosso modo la stessa, quindi questo ci fa pensare che fa parte di una di quelle caratteristiche di cui vi parlavo poco fa, cioè di repellenza al parassita. In più non ha soltanto questa caratteristica, vedete qui ci sono delle cellette disopercolate. Queste cellette disopercolate fanno parte di quel comportamento che vi dicevo poco fa, che sta studiando la professoressa, la ricercatrice Oddi. Quindi Una vera e propria resistenza alla varroa viene determinata da una serie di caratteristiche, non da una caratteristica soltanto, perché andare a privilegiare un solo comportamento e una sola caratteristica genetica rispetto a tutte le altre crea, diciamo, una debole resistenza. Cioè, crea un comportamento generale della famiglia, delle caratteristiche generali della famiglia, che possono essere anche come una sorta di malattia autoimmune. A
ad esempio il VSH che è quella di disopercolare e eliminare le pupe, quando arriva a un eccesso può arrivare al punto anche di eliminare la covata di ape sana. E allora quella lì veramente non è più un comportamento sano, è un comportamento come se fosse una sindrome autoimmunitaria. Ecco, queste sono altre api. Anche queste tra giovani e vecchie non si vede una grande differenza. In ogni caso, la famiglia, come vedete, non c'è visibilità di varroa, almeno per ora, non c'è nessuna visibilità di varroa, sui toraci delle api stesse. Sicuramente questa famiglia ha anche altre caratteristiche, oltre quella che vi sto dicendo, però nell'insieme è anche quella di essere, diciamo, meno attraente sulla sua covata, è un fatto positivo, è un fatto che messo insieme alle altre caratteristiche permette di ottenere una resistenza totale. Allora, ecco la signora, Regina 2024, marcata di verde, clippata per evitare la sciamatura. E lei. Non, è una caratteristica, sono api non grandissime come dimensioni, anche la regina, però sono molto efficaci. A questo punto vi saluto e ci vediamo ovviamente al prossimo video.